Sarà un'estate difficile ma non drammatica, migliore dello scorso anno e probabilmente si farà ricorso, anzi certamente, alla chiusura programmata. Ma il presidente Gianfranco Basterebbe questa mattina ha voluto fare il punto della situazione, anche parlare di progetti, ce ne sono tanti in campo, e di buone notizie. Molti di questi progetti che abbiamo illustrato fortunatamente non sono più progetti. Qualcuno di essi, e per conto nostro è più importante, quello del cercaperdite, già sta lavorando celeramente con 6 squadre diverse sui comuni più importanti che noi gestiamo. Questo per accorciare i tempi. Ieri abbiamo firmato il contratto con 12 imprese locali dopo aver fatto una gara di 6 milioni di euro che sono a disposizione per riparare tutto quello che i cercaperditi metteranno in luce, partendo dalle riparazioni più importanti, cioè dove si perde più acqua. Gli altri due progetti, che è quello che riguarda il potabilizzatore e la canna nuova, partendo da Fara San Martino per arrivare a Scerni. A Scerni c'è un partitore che ripartisce per tutta la zona del Vastese. Su questo, quello da 20 milioni è già stato approvato dal VIA nazionale, quindi stiamo un po' avanti. Quello da 16 milioni, che è il potabilizzatore, sta per essere approvata dal VIA nazionale a giorni e comunque noi abbiamo già tutto predisposto per iniziare immediatamente i lavori anche in quella parte di territorio. Fabrizio Talone, responsabile settore adduzione, lei con dei grafici ha proprio mostrato qual era la situazione e quale sarà quest'estate. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo visto gli interventi migliorativi, gli effetti benefici sugli interventi, anche a parità di una disponibilità idrica non soddisfacente, però gli interventi di recupero delle perdite a partire dall'anno 2020 stanno portando quei benefici sperati. Siamo passati dai 120.000 circa di abitanti sottoposti a turnazione ai 40.000 dello scorso anno. Ovviamente il responsabile principale di tutto ciò è la sorgente del verde, che è la sorgente più importante. Sì, la sorgente più importante, noi riusciamo a trasportare 1200 litri d'acqua al secondo perché abbiamo un limite infrastrutturale. Con gli interventi del PNRR andremo a colmare questa difficoltà introducendo una terza condotta che ci consentirà, quando la sorgente ha più dei 1200 litri, di trasportare quella risorsa in più che la sorgente capta.